Un saluto a tutti e il mio consueto benvenuto a questo nostro nuovo incontro di parole, parole, parole. Puntata numero 18. Ma perché dico il numero se nelle puntate precedenti non l'ho mai detto, a parte le primissime puntate? Perché 18 numerologicamente mi suona bene, 8 e 1, 9. Perché allora non fare il punto della situazione e vedere insieme quali sono state le parole che abbiamo preso in esame? Leggo perché in ordine non me le ricordo nemmeno io. Siamo partiti da distopia per proseguire con mainstream, propaganda, dissonanza cognitiva. Poi si stava avvicinando il Natale e abbiamo fatto 3 puntate per le feste natalizie, per essere un pochettino più leggeri. Trappola per topi, ringraziare desidero di Mariangela Gualtieri e la puntata della Befana in cui abbiamo usato parole di Don Chisciotte, quindi perciò di Cervantes, per fare gli auguri. Abbiamo proseguito con psicopatia e potere. E poi purtroppo una puntata che non avrei mai voluto fare, la puntata dedicata a Gelsomino per onorare la sua presenza qui nei nostri incontri del giovedì e per onorare anche la sua dipartita oltre il ponte dell'Arcobaleno. Abbiamo poi ripreso con totalitarismo, la finestra di Overton, transumanesimo e poi Internet delle cose e dei corpi, puntata che è stata divisa in 2 parti. Nella prima parte tutto bene, la seconda parte invece mi è stata censurata da YouTube perché facevo, secondo loro, una pericolosa disinformazione medica, quando io non dicevo assolutamente nulla a riguardo, ponevo soltanto delle domande. Abbiamo poi fatto la storia di Zorba, Zorba il gatto di Luis Sepulveda, per rendere ancora un omaggio a Gelsomino. Abbiamo poi affrontato il metaverso e l'ultima puntata di giovedì scorso era resilienza versus resistenza. 17 puntate, 17 incontri che hanno trovato la loro diffusione online sulla rete, su Facebook, Instagram, YouTube e Telegram, 4 differenti social network. La 18ª puntata non poteva perciò esimersi dal trattare questo tema, quello dei social, appunto. Vediamolo insieme. Nel 2022 oltre 5 miliardi di utenti internet, di cui 4,5 miliardi divisi tra le varie piattaforme social. Ogni persona spende 7 ore al giorno su internet, di cui almeno 2 ore e mezza circa sui social media e sui servizi di chat come WhatsApp. I social media, come sappiamo, consentono agli utenti di creare e condividere su internet contenuti quali foto, testi, immagini, audio e video. Leggera differenza tra social media e social network, che sono questi ultimi reti sociali di individui collegati tra di loro. Coi social siamo passati da fruitori, ad esempio dell'informazione, da fruitori passivi di televisioni, radio e giornali, a fruitori attivi, potendo ciascuno di noi creare dei contenuti. Tanto che un post, un contenuto postato e condiviso, quando diventa virale, è in grado di coinvolgere milioni di persone, proprio come faceva, come fa, una trasmissione televisiva di successo. Andreas Kaplan e Michael Henlein, 2 professori esperti di marketing, nel 2009 si sono occupati nello specifico del tema social. Hanno individuato 6 principali tipologie di social media: blog e microblog come Tumblr o Twitter, social networking come Instagram, Facebook, LinkedIn o TikTok,
progetti collaborativi come Pinterest, YouTube e Twitch, mondi virtuali, sociali e di gioco. WhatsApp, Clubhouse, Snapchat sono realtà ibride, cioè servizi di messaggistica istantanea con componenti social. Visto il numero così elevato di utenti, i social ormai sono piattaforme così affollate da essere diventate vere e proprie giungle, dove soprattutto i più giovani, ma non solo, rischiano di rimanere coinvolti in più di qualche insidia che si nasconde tra le pieghe. Si va dal cyberbullismo al phishing online, dal rischio di dipendenza a quello di depressione indotta dal mezzo per varie mancanze che l'utente pensa di subire. Il bullismo dalla vita di ogni giorno si è trasferito in rete e può concretizzarsi oggi su smartphone, PC e da remoto. Uno dei temi più diffusi a riguardo è il body shaming, la presa in giro basata, sull'aspetto fisico di una persona. Se il cyberbullismo colpisce soprattutto i giovanissimi, il phishing prende di mira chiunque con l'intento di rubare dati personali e sensibili, denaro o addirittura identità, con quello che viene appunto chiamato furto di identità. Ma che cos'è il phishing? Il phishing è una truffa online che si concretizza con l'invio di messaggi ingannevoli via mail, ma non solo. Ad esempio un SMS, che ti dice, l'impossibilità di consegnarti un pacco, ad esempio, e ti chiede di cliccare su un link. Una mail che ti segnala un accesso sospetto a un social e ti chiede di reimpostare le credenziali di accesso. Tutti i messaggi però in cui si insiste sull'urgenza di intervenire e quasi sempre è questo aspetto che ti fa cadere nella rete, nella truffa. Non andrei oltre sull'argomento social, anche perché è abbastanza di pubblico dominio, anche se in verità si poteva affrontare un pochettino più in profondità, ma ognuno può farlo autonomamente con gli input che sono stati suggeriti in questa puntata. Io vorrei lasciare una traccia più emozionale, più di colore, proponendovi una fiaba che ho scritto nel 2016 e che a distanza di 7 anni mi sembra più che mai attuale. Allora, la favola si intitola Il popolo dei social. Favola moderna di Riccardo Castagnari. Beh, molto indegnamente rispetto alla Fontaine, rispetto a Guido Gozzano e gli altri autori che abbiamo letto precedentemente, però vabbè, beh. Inizia così. Avevano scordato che cosa fosse un sorriso e soprattutto a chi avessero potuto rivolgerlo, sempre chinati come erano, con il viso rivolto allo schermo del loro smartphone. Che strana città, quella che abitavano, che strano mondo. Tutto era finalizzato alla pubblicazione di un post sul loro social network preferito. Lo scatto delle vacanze, la foto al piatto di pasta al ristorante, il selfie col cane, col gatto, col criceto o con l'animale più strano che potessero avere a disposizione al momento, a volte anche la zia, il tipo di carta igienica prescelto che finalmente accarezzava soltanto quelle parti interessate. Un like in più avrebbe cambiato la loro giornata, così come un like in meno avrebbe potuto farla miseramente naufragare. È così che quel popolo,
Soggiugato dal web, non staccava più lo sguardo da quel piccolo schermo che seguiva ognuno di loro ovunque e dappertutto. In metropolitana i libri erano banditi e se fino a qualche tempo prima gli sguardi si sarebbero anche potuti incrociare, ora ognuno rimaneva rigorosamente rinchiuso in quel mondo irreale e fittizio da cui veniva completamente assorbito. Tutti col dito a scrollare lo schermo. Il primo appuntamento la mattina appena svegli, l'ultimo appuntamento la sera prima di addormentarsi. E in mezzo quelle 8, 10, 12 ore comunque assorbite dai social e dal web. Anche la classe politica di quel paese faceva leggi, emetteva sentenze, scriveva considerazioni, post, tweet online. Tutto era racchiuso in una condivisione continua e costante. Tutti impararono in poco tempo a sentenziare, a pontificare, a vomitare giudizi su qualsiasi argomento, ma non è che quell'argomento poi li interessasse realmente, tutto era finalizzato all'esserci. A sentirsi protagonisti apprezzati per aver detto questo o quello a qualsiasi riguardo. E fu così che le cazzate pubblicate ormai non si contavano neanche più. Tutto e il contrario di tutto in breve si sarebbero sovrapposti, facendo perdere i confini del vero, del falso o del presunto tale. Le bufale non erano più le femmine dei bufali destinate a produrre con il loro latte le famose mozzarelle, no! Improvvisamente si erano ritrovate novelle protagoniste del web, anche loro. L'imperativo categorico era uno e uno soltanto: condividere, al di là di tutto e di tutti, anche se e quando da condividere non c'era proprio nulla. Nessuno più si guardava negli occhi, nessuno più riusciva a capire se l'altro avesse bisogno realmente di lui o se lui stesso avesse bisogno reale dell'altro. Tutti incentrati su se stessi e sul che cazzo posso pubblicare oggi per superare il mio standard di likes. Già. Perché le giornate di quel popolo erano colorate soltanto dall'essere connessi o meno, senza accorgersi in fondo che tutti avevano raggiunto uno stato soltanto, quello di essere soli insieme. I sentimenti provati ormai erano talmente pochi che si potevano contare sulle dita di una sola mano. Angoscia da like in decrescita, amarezza perché un post non aveva avuto l'attenzione che invece meritava, sconforto nel vedere che non c'erano commenti numericamente sufficienti a gratificare il proprio sforzo, panico assoluto in mancanza di connessione. Tanto che ormai nessuno era più abituato a fare una passeggiata con un amico, una cena sociale, una festa o un party senza la presenza ingombrante di quella vera e propria appendice robotica che ognuno aveva come parte integrante di sé. E se qualcuno, ad esempio, ad una cena, ma anche ad una riunione di lavoro, avesse chiesto stasera spegniamo tutti il cellulare, beh, che quel qualcuno sarebbe stato considerato pazzo o perlomeno strano e avrebbe gettato nel panico gli astanti con quella sua insana richiesta, tanto che all'occasione successiva tutti o quasi avrebbero declinato l'invito e lui sarebbe stato guardato da quel momento in poi con sospetto. La sensazione di vivere dentro una vetrina era quella,
proprio quella ad essere appagante per tutti, apparire sempre al meglio, sempre più fighi, sempre più trend. Senza considerare però che la vetrina di ciascuno era protetta da un vetro, così che ognuno era separato dagli altri da due vetri, addirittura il suo e quello dell'altro. Due vetri blindati che difficilmente si sarebbero potuti infrangere o violare. Come si diceva prima, il segno peculiare di quel popolo era la testa china. Tanto che si poteva prevedere facilmente che le generazioni successive sarebbero già nate così, con l'inclinazione del capo in avanti e verso il basso, come un inchino ossequioso e dovuto ad un sovrano dispotico che non permetteva più a nessuno di alzare gli occhi per guardare il cielo. La domanda adesso era una e una soltanto. Dove li avrebbe portati un tipo di società come quella, dove il reale era stato completamente soppiantato dal virtuale e dove, per sentirsi vivo e apparentemente felice, ognuno doveva essere simile ad una star hollywoodiana? Riconoscere che c'era un problema forse sarebbe già stato un buon inizio, che avrebbe anche consentito di dirottare quella nave verso altri lidi, verso porti diversi, ma l'ebbrezza di avere 5.000 amici, 7.000, 10.000 followers avrebbe sicuramente continuato ad avere la meglio su tutto. E beh, 5.000, 7.000, 10.000, grandi numeri e importanti, quando ormai anche in famiglia, se qualcuno parlava con l'altro, non otteneva più risposta perché tutti erano completamente assorti in quel mondo con cornice, mentre attorno a loro continuava a muoversi ignorata la vita reale, non incorniciata. Sembrava dunque non esserci più una via d'uscita. I social erano riusciti a creare un mondo completamente asociale. Erano i loro avatar, edulcorati nelle foto dei profili a parlare tra di loro, ma se i veri possessori di quelle immagini si fossero incontrati casualmente per strada, neanche si sarebbero salutati, probabilmente anche perché non si sarebbero nemmeno riconosciuti, tanto le loro foto erano state modificate col programma di ritocco fotografico più in voga al momento. Dunque? Dunque, il finale è consentito per quelle favole che iniziano col c'era una volta. In quelle favole c'è la mediazione del tempo ed è quella che probabilmente fa sì che si sappia come vanno a finire. Per questa storia, al momento, un finale non c'è. E se anche ci fosse, sarebbe soltanto un finale di fantasia. Meglio tralasciarlo allora. Per questa storia bisogna aspettare ancora qualche anno, sicuramente meno di un decennio, per vedere come e dove quel popolo andrà a finire. Di una cosa comunque dubito fortemente: del classico e vecchio finale, e vissero tutti felici e contenti. Non importa quanti amici abbiate su Facebook o quanti follower su Twitter, non sono amici reali, nemmeno veri fan. A contare sono le persone che sentiranno la vostra mancanza,
quando domani non ci sarete più. Seth Godin.